Buonasera a Vincenzo Tavernese, preside del Libro Locride, e buonasera a Arianna Fermani, nostra graditissima ospite di questo appuntamento, ultimo appuntamento del ciclo invernale delle attività promosse da Scolè, e chiudiamo a Marina di Gioiosa in questa splendida biblioteca. Quindi diciamo, colgo l'occasione per ringraziare il comune di Marina di Gioiosa Ionica, vedo il sindaco qui seduto, Domenico Vestito, e il suo vice, la professoressa Lo Schiavo, e qualche altro amministratore in sala che ho salutato prima, e vorrei ringraziare anche le bibliotecarie che il cui lavoro serba sempre una certa tonalità etica. Dunque, stasera abbiamo davvero il piacere e l'onore di ascoltare una bravissima studiosa, Arianna Fermani, dell'Università di Macerata, dove insegna storia della filosofia antica, una esperta del pensiero filosofico greco, Platone, ma anche e soprattutto Aristotele, a cui ha dedicato diversi lavori, diversi saggi e diversi libri, soffermandosi in particolare sull'etica di Aristotele, su cui appunto verterà la conversazione di stasera, che ha per titolo L'eleganza del bene e le fantasie del male, scelte, debolezze e responsabilità dell'agire umano in dialogo con Aristotele. Ma direi che la notizia, diciamo, delle ultime ore è che la professoressa Arianna Fermani ha accettato il nostro invito a diventare direttrice della scuola Alcaro. Per noi è un'ottima, grazie. È un'ottima notizia, per lei anche, immagino. Il curriculum di Arianna Fermani è preziosissimo, ricchissimo, e diciamo noi vorremmo in qualche modo contribuire a alimentare questa sua biografia intellettuale, quindi siamo molto contenti di questo, e immagino che stasera sarà una serata assai interessante. Il tema, come vedrete, è particolarmente denso, susciterà tutta una serie di questioni e di domande a cui rimanderemo subito dopo l'esposizione di Arianna, ma prima cedo la parola volentieri a Vincenzo Tavernese, che farà un'introduzione al tema. Prego. Buonasera a tutti, anche io mi associo a tutti i ringraziamenti che sono stati fatti. Questa sera, diciamo così, mi corre l'obbligo di portare appunto i saluti dei presidi del libro, dell'avvocato, anche Macri che li presiede, ma diciamo è un piccolo impegno che l'avrebbe portato quantomeno a ritardare, forse ad essere assente, mi aveva pregato insomma di portare i suoi saluti. E adesso, diciamo così, penso che sia il momento di fare alcune precisazioni, perché non posso, non sono in grado, e non farò una introduzione, per così dire, al tema che verrà trattato dalla professoressa, ma darò delle suggestioni legate un po' alla indole della nostra associazione, che è quella di leggere i libri anche comunitariamente, cosa che abbiamo fatto negli anni passati, e alcune anche suggestioni biografiche, perché io sono stato editore di Givone a Firenze, e quando si parla di bene e male, il pensiero corre appunto a Dostoevskij.
E che cosa suggestiona nel titolo di questa serata? Nel titolo di questa serata suggestiona molto il fatto che quando si parla di eleganza del bene e fantasie al plurale, che è importante, del male, in realtà, diciamo, noi leggiamo due elementi, una dialettica di opposti, no? Di solito bene e male vengono messi uno di fronte all'altro come opposti assoluti, no? E però anche una più sottile dialettica tra eleganza e fantasia, no? Perché più sottile? Perché l'opposizione in questa, diciamo, in questo nesso diviene meno netta, anzi può addirittura non esserci in teoria, no? E quindi questo a cosa rimanda? Rimanda ai casi in cui l'opposizione netta tra bene e male sfuma, diventa un diaframma, poi quasi diventa invisibile, sembra annullarsi, che è un caso molto frequente nella vita morale di ciascuno di noi, no? Quando uno si trova di fronte alle grandi scelte, è raro che ci sia la netta contrapposizione di qui sta il bene, là sta il male, scelgo. Quasi mai accade questo. Di solito accade diversamente. E volevo rievocare questa situazione attraverso un breve dialogo che Dostoevskij inserisce in un suo famoso romanzo intitolato L'idiota. L'idiota è un principe, il principe Mishkin, che, affetto da epilessia, incarna nelle intenzioni di Dostoevskij l'uomo perfettamente buono. Siccome è ricco, è diventato ricco, ha ricevuto un'eredità, prima era povero, a un certo punto del romanzo L'idiota il principe è attorniato anche da un nugolo di approfittatori. E tra costoro ce n'è uno che si chiama Keller, che è un ubriaco abituale. Questo Keller gli si avvicina durante un periodo di vacanza che il principe sta trascorrendo in una località a qualche distanza da San Pietroburgo e esordisce affermando di essere venuto per raccontare tutta la sua vita. Stiamo parlando di Keller. Ebbene, si preparava a fare un lungo discorso disordinato, ma dopo le prime parole arrivò alla conclusione e dichiarò che, non credendo più nell'esistenza dell'Onnipotente, aveva perso ogni ombra di morale e che era arrivato perfino a rubare. Questo è un tema tipicamente dostoevskiano, la mancata fede in Dio che genera l'assenza di morale. Ma questo tema qui sfuma un pochino in un altro, secondo me più interessante. Dice Keller: il mio unico scopo è migliorare la mia condizione morale, solo questo, nel fare questa confessione piena al principe. E parlerò solo con voi, porterò per il resto il mio segreto nella tomba. E subito dopo però aggiunge una frase sibillina in questo abbinamento. Dice: ma se sapeste, principe, quanto è difficile trovare denaro di questi tempi. In effetti, per uno che aveva detto mi confesserò, ci può stare. Ma la spiegazione viene un po' dopo. Il principe, dopo che ha ascoltato tutto quello che il signor Keller aveva da dirgli, aggiunge: adesso si può dire, senza pericolo di ingannarsi, che voi mi avete svelato i vostri segreti più intimi, la parte più oscura della vostra esistenza. Non si può aggiungere altro a quello che mi avete detto. Dico bene? Non si può? Gli fece eco a Keller con tono dolente. Oh, principe, voi siete ancora troppo svizzero nella comprensione dell'uomo. Sì, assolutamente il fatto che il principe era stato in un sanatorio in Svizzera. Voi credete sul serio che si possa aggiungere dell'altro, quindi? È strano, ma voi cosa vi aspettate da me?
E perché siete venuti a farmi questa confessione? Che cosa mi aspetto da voi? Risponde Keller. Prima di tutto, è uno spasso parlare con voi e ammirare la vostra semplicità. Almeno so di trovarmi a tu per tu con un uomo virtuoso. E in secondo luogo, pensavate forse di chiedermi del denaro? Suggerì il principe, fra il timido e il serio. Keller sgranò gli occhi e dette un pugno sul tavolo. Con una semplice parola voi siete capace di fare trasecolare un uomo. Siete semplice e ingenuo come nessun altro, ma al tempo stesso avete una profonda comprensione psicologica, uno sguardo scrutatore che come una freccia è capace di attraversare un'anima da parte a parte. Ma questo, se permettete, esige una spiegazione, perché io sono addirittura sconcertato. Si capisce che in fondo il mio scopo era un prestito, ma voi me lo avete domandato come se non ci trovaste niente di riprovevole, come se fosse una cosa naturalissima. E sì, una cosa naturalissima da parte vostra, e non ne siete disgustato. E perché? Chiede il principe. E aggiunge Keller di avere passato una notte travagliata e di essere andato a fargli questa confessione di tutti i suoi peccati, tutto quello che aveva fatto di male, nel tentativo di riacquistare quella trasparenza, quella semplicità, appunto, e ecco qui il richiamo all'eleganza, se si vuole, per ritrovare, diciamo, quella pace con se stesso che non aveva da tempo. E però, quando stavo quasi per prendere sonno, pieno di lacrime, perché aspettavo di confessarsi col principe, mi saltò in testa un'idea infernale. Dopo essermi confidato con il principe, non potrei farmi prestare anche una piccola somma? Con questo scopo vi ho servito la mia confessione, come se fosse un piatto di fine erba alle lacrime, cercando di commuovermi per indurvi ad anticiparmi 150 rubli. Una bassezza, non è così? No, dice il principe, non è esatto. Come accade spesso, e qui è il punto, come accade spesso, un'idea si è sovrapposta a un'altra idea. Ecco tutto. Lo stesso accade a me in ogni momento, e di questo mi rimprovero. Le vostre parole hanno descritto me stesso. Tuttavia, più di qualche volta, mi sono consolato proprio pensando che in fondo gli uomini sono tutti fatti così, perché è molto difficile lottare contro le idee quando queste si compenetrano tra di loro. Perché è importante questo? Perché, dicevamo prima, eleganza da un lato, fantasie al plurale dall'altro. In fondo, questa produttività del male, questo presentarsi con infinite maschere, rende possibile pensare che a volte si mimetizzi, no? Che diventi anche, si presenti anche col volto del bene, in maniera elegante, no? E però, e questa è l'interrogazione profonda, no? Che il principe ci fa, il fatto che a volte il male si camuffi da bene, che concepiamo una fantasia elegante, diciamo così, del che trae la propria origine da un cattivo pensiero, da una cattiva intenzione, rende forse il bene meno bene, lo altera. E ancora, e con questo penso di poter concludere, veramente possiamo pensare di poter trovare una chiave definitiva per una sorta di orientamento, di bacchetta da rabdomante, no? Che ci indichi la strada in ogni situazione. Ebbene, diciamo, Dostoevskij risponde con questo tipo di ragionamenti che un filosofo corregionale della professoressa Italo Mancini definiva logica dei doppi pensieri, questi pensieri si compenetrano. E penso che Aristotele anche sviluppi una sua riflessione, poi la professoressa ce lo dirà, la par sua, ce lo illustrerà, che tenta sì di darci degli orientamenti,
senza però in ultima analisi poterci forse condurre fino alla, come dire, soluzione conclusiva. Ora però ascolteremo dalla professoressa, insomma, quello che ha da dirci. Grazie. Ringrazio, insomma, dire che sono felice e grata per questo invito è riduttivo. Per questo invito, per queste presentazioni, per questa accoglienza, per molto altro. Ma allora, quando parliamo di male e di bene, pensiamo immediatamente in realtà all'ambito etico, no? E in realtà bisogna pensare anche a qualcos'altro, perlomeno nel mondo greco, ma non solo, direi. Questa riflessione sarà in dialogo con Aristotele, quindi ovviamente l'impostazione sarà classica, ma appunto tentando di lanciare un ponte col presente, con noi naturalmente. Sì, il bene e il male riguardano l'ambito etico, ma riguardano anche l'ambito estetico. Ciò che è buono è anche bello, è anche ordinato, è anche elegante. E ciò che è cattivo invece è sgraziato, brutto, disordinato, smisurato. E bene e bello in greco sono, nella concezione greca, sono assolutamente, strettissimamente connessi. C'è un'espressione greca che è kalos kai agathos, che bello e buono, potremmo dire, no? Si traduce giustamente, cose di imbevuti di grecità, fino un'altra delle cose che adoro di questa terra. E non a caso appunto ho proposto questo titolo, è stato illustrato in maniera, non ci siamo assolutamente accordati, ma ha detto delle cose assolutamente centrali che cercherò di riprendere, cioè l'eleganza del bene, e quindi rimanda immediatamente all'ambito estetico anche, no? Perché il bene è anche bello, e lo è a molti livelli. Come ha ricordato Bruno Centrone, che è stato ospite di Scolè anche non molto tempo fa, in un testo bellissimo, Prima lezione di filosofia antica, dice agazon, buono o bene, richiama una famiglia di concetti tra loro strettamente connessi e attinenti in particolare alle sfere del bello, kalon, dell'utile e del vantaggioso, del conveniente, ma anche a quella delle abilità tecniche. Le parole dell'etica hanno in generale anche valenze estetiche o utilitaristiche. Quindi già questo ci permette di allargare lo sguardo. Ciò che è buono è anche bello, è anche utile, è anche piacevole. Nel caso Aristotele, quando ci parla del bene per eccellenza, cioè la felicità, ci dice che la felicità o eudaimonia è per la vita umana la cosa più buona, più bella e più piacevole. Quindi c'è immediatamente questo legame con queste ulteriori dimensioni. Quindi l'eudaimonia come bene sommo, come bene ultimo della nostra esistenza, è contemporaneamente qualcosa che, una dimensione che rimanda al bene, all'ordine, come proveremo a vedere, alla vita realizzata, quindi bella a vedersi, ma che insieme ci realizza, ci fa star bene, una dimensione oggettiva e soggettiva insieme. Una vita bella è un'opera d'arte, un capolavoro. È una vita appunto bella, buona e anche armonica, cioè è un insieme ordinato fatto di parti ordinate, ci dice Aristotele. Platone già aveva detto nel Filego, è un ordine privo di corpo, un'opera d'arte, in altre parole. E quindi appunto ordine, il tema dell'ordine chiama in causa il tema della misura, e il tema della misura, come vedremo, è centrale a molti livelli nell'etica aristotelica. È centrale appunto alla questione del bene, che è il nostro tema. Perché, cominciamo a dire, un'azione buona e bella è un'azione misurata, e la virtù è misura, la virtù morale, dice Aristotele, è il giusto mezzo.
cioè un giusto mezzo tra due estremi, cioè tra un eccesso e un difetto. Eccesso e difetto sono sbagliati perché rispetto a una giusta misura che rappresenta il modo giusto, come vedremo fra un po', di provare la passione. Quindi eccesso e difetto più o meno sono sbagliati, la misura, il giusto mezzo, che però è un giusto mezzo rispetto a noi, è diverso da individuo a individuo e da situazione a situazione, è appunto l'eleganza, la virtù, il bello, il bene. Allora, la virtù morale appunto è il modo corretto e anche elegante, dice Aristotele, proprio Aristotele, di rapportarsi alle passioni. Che cosa sono le passioni? Il tema delle passioni è un tema interessante perché, insomma, anche piuttosto scivoloso, va detto. Un territorio stratificato, ma comincerei ad approcciarmi a questo tema a partire da questa angolatura. Perché? Perché il tema delle passioni ci permette di riflettere sulla responsabilità dell'agire, che è uno delle... il sottotitolo c'è anche responsabilità dell'agire. E semplificandole possiamo dire che in Aristotele ci sono tre livelli di responsabilità nell'etica aristotelica. Tre livelli di responsabilità dell'azione, dell'agire. Il grado zero qual è? Cioè, è un livello in cui in realtà la responsabilità non c'è. È la passione stessa. Dice Aristotele, non sono responsabile del fatto di provare una passione, di provare un pathos. In che senso? E che cos'è una passione, soprattutto perché ancora non l'abbiamo detto? Beh, Aristotele è molto chiaro. Ricordiamoci sempre che i filosofi antichi dedicano moltissime pagine delle loro opere e il loro interesse si focalizza sul tema del desiderio, dei piaceri. Perché? Perché vogliono capire la vita. Vogliono capire noi, e noi siamo fatti di ragione, ma più che altro di desideri, di passioni, di slanci, quando va bene. Allora, le passioni che cosa sono? Aristotele nelle sue etiche ci parla, ci propone elenchi di passioni. Io, così a titolo esemplificativo, vi posso dire che cosa Aristotele dice, per esempio, nell'etica nicomachea. Dice, intendo per passioni desiderio, ira, paura, ardimento, invidia, gioia, amicizia, odio, brama, gelosia, pietà, e in genere tutto ciò a cui segue piacere o dolore. Una gamma piuttosto variegata, disegno positivo e disegno negativo, come capite. Ma delle passioni, ecco il punto, non si è responsabili. La passione, come dice il termine stesso greco, che è pathos, io la pasche, qualcosa che si patisce, che si subisce, quel soggetto è passivo. Quindi, se provo una passione, non ne rispondo a quel livello, naturalmente. Che non vuol dire che io mi arrabbio, mi ira, è una delle passioni fondamentali, quello con cui inizia l'Iliade, è una passione fondamentale per la Grecità, quindi mi arrabbio e quindi allegramente comincio a strangolare persone a caso. No, è un altro livello di riflessione, bisogna distinguere naturalmente. Però nella passione in quanto tale non c'è responsabilità, Aristotele lo afferma tranquillamente, spesso nelle sue etiche, in un solo, nell'etica Eudemia, che è un'altra etica di Aristotele, dice, riferendosi alle passioni, in relazione a queste non si dà qualità, cioè non sono né buone né cattive, ma semplicemente le si prova. E ancora, nell'etica nicomachea, non veniamo lodati né biasimati sulla base delle passioni. Quindi, a quel livello, siamo né buoni né cattivi. Mi capita, no, di provare una passione e non si può scegliere di non provarla. Questo poi non sono responsabile, quindi non ne rispondo, perché il termine responsabilità rimanda, no, appunto, a rispondere di qualcosa. Detto questo, però, c'è un ulteriore livello di responsabilità, cioè è quello che riguarda l'azione, cioè l'agire sulla base della passione. Quindi dicevamo prima, facendo quel riferimento allo strangolamento dovuto all'ira, e beh, se io agisco sulla scia di una passione, ecco, poi io lì rispondo della mia azione, ne sono responsabile pienamente. Attenzione, io posso, dice Aristotele, con una finezza, anche dal punto di vista proprio antropologico, agire sulla base della passione, appunto in preda all'ira, o in preda al desiderio, o in preda a un'altra passione, e quindi ne rispondo, ma senza sceglierlo. Il tema della scelta, che è un'altra delle questioni
centrale, naturalmente. In Aristotele la scelta è una questione tanto complessa quanto specifica. Cioè, si sceglie, per scegliere ci vuole tempo. E la scelta è preceduta dalla, quella che io perlomeno traduco, valutazione. Cioè, un vaglio di più possibilità e poi una scelta di una di queste possibilità. Quindi qualcosa che richiede tempo. Non può essere qualcosa che accade all'improvviso. Allora l'azione fatta all'improvviso, sulla scorta, sulla scia della passione è immediata. Ma poi c'è, e quindi, e comunque il soggetto è pienamente responsabile di questa azione. Ma poi c'è l'azione scelta, valutata e scelta. E lì entrano in gioco altre categorie, cioè entrano in gioco i vizi e le virtù. Altro tema cardine. Allora, che cosa sono vizi e virtù? Anche questo mi dovrei stare molto tempo per dire questa cosa, ma l'accenno. Il vizio, nessuno nasce virtuoso o vizioso. Il vizio o le virtù sono degli abiti, dei modi di essere, dei modi di diventare. In seguito a che cosa? In seguito alle azioni che ho compiuto. In seguito a una rotta che la vita ha preso. Noi sulla base delle azioni acquisiamo un abito, appunto una postura, un modo di essere, ma in seguito a questa postura che abbiamo acquisito, che può essere virtuosa o viziosa, facciamo delle scelte. La virtù, dice Aristotele, o il vizio, sono state abituali che orientano poi le scelte future. Quindi la scelta implica una piena responsabilità, l'azione collegata al vizio e alla virtù sono azioni doppiamente responsabili, perché non solo sono compiute responsabilmente dal soggetto, come potrebbero fare i bambini o gli animali, no? Che agiscono sulla base dell'impeto, ma c'è una valutazione, diremo noi, una premeditazione. Ecco, naturalmente la questione è molto complessa. Aristotele esamina con dettaglio, con attenzione estrema, la questione della responsabilità dell'agire, per esempio nel terzo libro dell'Etica Nicomachea, dicendo che tipo di azioni responsabili, in che misura responsabili. Tutto questo, come capite, delle curvature e delle implicazioni giuridiche di estremo interesse. No? Questo è affrontato nella politica e in altri luoghi. No? Che responsabilità c'è dell'agire? E in che modo il legislatore deve o può punire chi si macchia, per esempio, di alcune colpe? Allora, però, ritornando appunto alla questione dell'abito, se è solo compiendo determinate azioni che si diventa, partiamo adesso dal bene, che si diventa virtuosi, che si acquisisce una postura corretta, un modo di essere elegante anche. Allora, perché? Abbiamo detto che diventare virtuosi implica uno sforzo, è come un atleta che deve, ecco, può raggiungere dei risultati, nessuno può raggiungere dei risultati, un artista, se non si sforza, se non si esercita, si diventa virtuosi, come nel caso delle tecniche, dice Aristotele, a forza di costruire, a forza di fare, ok? Lo diciamo agli studenti, si diventa dei bravi studenti studiando, non è una banalità, è così. Ma quindi c'è una dinamica dello sforzo nella costruzione dello stato abituale. Ma dopo che ho acquisito quell'habitus, io sono virtuoso e sono elegante. Nel senso che lo sforzo non è più richiesto. È come un atleta, pensate a un atleta che fa delle bellissime performance senza risultare, senza manifestare lo sforzo. Ecco l'eleganza. Il mio maestro mi ha insegnato, Decalogo, il professor migliore aveva i suoi studenti da decenni. Tra i vari punti di questo decalogo c'è condividi i frutti ma non il sudore, cioè lo sforzo c'è, ci deve essere, ma poi tu dovresti essere in grado di condividere l'aspetto positivo di questa fatica, senza manifestarlo. E quindi questo elemento del riuscire a realizzare qualcosa, una volta che si è costruito un habitus, una volta che si è costruito un modo di essere in modo ottimale, senza sforzo, Aristotele ce lo dice, quindi è un passo bello che volevo leggervi. Dice Aristotele: a partire dalla rinuncia ai piaceri che diventiamo temperanti, e quando lo siamo diventati siamo capaci di rinunciarvi al massimo grado. Lo stesso avviene anche nel caso del coraggio.
Infatti, abituandoci a disprezzare i pericoli, ad affrontarli, diventiamo coraggiosi e, divenuti coraggiosi, saremo capaci di affrontare i pericoli in massimo grado. È un circolo virtuoso, come avete capito, no? Sempre di più e sempre meglio. Ora, quindi, chi è virtuoso si rapporta bene ai piaceri, alle passioni, li gestisce in modo corretto, quindi li prova non in maniera eccessiva, non in maniera difettiva, ma secondo la regola del giusto mezzo, quindi vive il piacere in modo, il piacere delle altre passioni in modo adeguato, e attenzione, per il fatto di essere virtuoso poi prova piacere. Cioè il piacere, dico sempre ai miei studenti, si dà, nel caso della virtù, prima, durante e dopo. Cioè, io ho una passione da amministrare, parliamo della temperanza, che è la capacità di rapportarsi in modo adeguato ed elegante ai piaceri. C'è questo piacere che si dà come pathos, che mi colpisce, io lo gestisco bene, quindi questa è una materia della virtù, lo provo in modo corretto, in modo misurato, e quando sono stato virtuoso provo piacere. Perché? Perché appunto mi sono rapportato bene, questo mi procura soddisfazione. E questo piacere incrementa, come dire, la mia virtù, mi fa essere sempre più virtuoso. Tant'è vero, dice Aristotele, che se, a dire quanto il piacere sia importante, che se uno compie un'azione virtuosa senza provare, un'azione buona senza provare piacere, quell'azione non è virtuosa. Se uno compie buone azioni addolorandosi, dice Aristotele, non è moralmente retto, cosicché la virtù non sarà accompagnata da dolore. Chi si comporta in modo giusto e prova dolore, non è giusto. La sua azione è solo giusta esteriormente, ma non c'è dentro quell'habitus che sostiene l'azione. Di grande interesse, mi sembra. Quindi, appunto, nel caso specifico della temperanza, di questa virtù che consiste nel provare bene il piacere, ci troveremo poi in negativo parlando dell'intemperanza, c'è questo dolore, questo piacere che è l'elemento che rende possibile questa dinamica, che la sorregge e che e la temperanza stessa mi permette di vivere in maniera appropriata ed elegante questo piacere, senza sforzo, senza sforzo. Ora, la responsabilità dell'acquisizione, nello specifico dell'acquisizione, del radicamento dello stato abituale virtuoso, ha un corrispettivo, diciamo, procura piacere, ma in negativo, diciamo, quindi passando al versante del male, che cosa è collegato a rapportarsi male alle passioni? Collegato il vizio. È collegato il vizio e, naturalmente, la vergogna e il biasimo che ne derivano. Ora, già nel titolo, si diceva prima, c'è questo plurale, accolto perfettamente, il singolare e il plurale. Non ci siamo messi d'accordo, giuro, lo ripeto, è bellissimo tutto ciò, ma c'è un accordo mentale, probabilmente. Ecco, e su questo tema del singolare e del plurale torneremo. Ma il male, cominciamo subito a dirlo, si dà al plurale. Il male si dà, si dice, in molti modi, e in realtà già l'abbiamo anticipato. Quando Aristotele dice c'è un modo giusto di provare le passioni, c'è un giusto mezzo, che è uno, e ci sono un eccesso e un difetto, che sono due vizi contrapposti, già abbiamo detto due. Ma questo non vale per molte. Aristotele ci propone, ce l'ho qui ma ovviamente non ve lo leggerò, una carrellata di vizi e di virtù. Una carrellata, proprio una tabella. In realtà le opere di Aristotele sono le lezioni, sono opere che lui ha pensato per la pubblicazione, ma lui, immaginiamo la lavagna che fa questa tabellina per i suoi studenti. Quindi c'è una virtù, facciamo l'esempio del coraggio, modo giusto di rapportarsi alla paura, alla passione della paura. C'è un eccesso, che è la viltà, e c'è un difetto, che è la temerarietà. Due modi sbagliati, brutti, inappropriati, eccesso e difetto. Quindi però abbiamo detto una virtù e due vizi. Quindi già questa pluralità, se vogliamo, del male. E perché, che succede? Che il bene sicuramente da un certo punto di vista è qualcosa che si espande. I latini dicevano bonum est diffusivum sui, c'è qualcosa che si espande, che espande noi stessi, ci dilata.
la felicità, che è il bene massimo, è come una vita che lievita, che cresce. E noi ci espandiamo, no? Siamo aperti al mondo quando siamo felici. Invece il male ci contrae, ci chiude anche rispetto al mondo. Quindi da un certo punto di vista il bene è appunto dilatante e lo stesso Platone parla nel Simposio dell'immenso mare del bello, un'immagine stupenda. Platone è stupendo e scrive in modo stupendo. Aristotele non è così poetico, anzi assolutamente no, ma però ogni tanto dice delle cose molto belle, no? E vere soprattutto. Quindi il bene è qualcosa che si espande, che può essere immenso, ma da altri punti di vista, ma il male però si dà e si dice, ripeto, in molti modi. Questo Aristotele, cioè Platone, lo dicono in maniera chiarissima, dice nella Metafisica, opera tremenda di Aristotele, il male ha molte forme, mentre il bene ne ha una sola. E poi altrove, nobili in un modo solo, ignobili in tanti modi. Il male si declina subito al plurale, sia per la questione di vizi che abbiamo detto, sia perché noi possiamo sbagliare in infiniti modi, mentre il modo di fare una cosa giusto è uno solo. Questo è un esempio che faccio anche con gli studenti, ho fatto, c'è un modo solo di fare un'operazione corretta, ma quando facciamo un compito sbagliamo sempre in un modo diverso, una volta perché non abbiamo riletto, una volta. Un esempio terra terra, ma da questi si capisce spesso di cosa stiamo parlando, no? Allora, quindi il male si declina subito al plurale, e si declina subito al plurale perché, per esempio, perché il male può essere o è patito, e compiuto, per esempio. Io posso patire il male e posso compierlo. Agito e patito, si dice con la formula non bene. E in italiano si dice, no? Il male è soffrire e far soffrire. Può essere entrambe le cose. Tra l'altro, mi occuperò nei prossimi anni del tema del male in Aristotele, avevo pensato a un titolo che è L'infinità del male, parafrasando il titolo notissimo di Hannah Arendt, ma banalità del male, ma insomma con una variazio. In italiano dicevamo male agito, male patito. Bene, in italiano però il termine è sempre male, e noi usiamo male per dire mi fa male, sto male, mi ha fatto del male, faccio del male. Nelle altre lingue non è sempre così. Per esempio in tedesco dice sotto la parola male il linguaggio intende cose molto diverse. La lingua tedesca stabilisce subito una distinzione capitale tra böse e übel. Böse è il male cattivo, quindi il male agito, potremmo dire il male che io compio. Übel è il male incidentale, la malattia, anche quello è un male, male che si patisce, ma è male. E quindi in altre lingue ci sono modi diversi di chiamare il male. Quindi una prima categoria di male, possiamo dire, possiamo partire da questo, è appunto il male che ci capita. E d'altronde lo stesso Aristotele, ma dice che insomma testualmente i beni e i mali per natura sono sotto l'influsso della fortuna o della sfortuna. La nostra vita, Aristotele, che tende, così come Platone, alla felicità con tutte le sue forze, che fa filosofia per questo motivo, per nessun altro, non può fare a meno di rilevare che la nostra vita ha molto più male che bene, perché la nostra vita è attraversata continuamente da dolori di diversa natura, di diversa intensità. E allora che cosa facciamo? Come gestiamo questo male? Beh, il male è sicuramente, in ogni caso, quindi male come dolore, come qualcosa che ci capita, come pathos, no? E si noti, scusate, che pathos traduce compassione, e il termine italiano passione significa sia emozione, ma sia dolore, la passione di Cristo. Questo è molto interessante, quindi in questo caso l'italiano ci aiuta. In ogni caso il male, comunque lo si intenda, il male che capita è ciò che interrompe il libero scambio fra me e il mondo, no? Che mi chiude in me stesso, che in certi casi mi acceca e non mi fa vedere bene.
In ogni caso, del male che capita non rispondo, cioè non c'è responsabilità, è un pathos. E allora ecco che, come nel caso di tutti i pazzi, io non rispondo di questo male, ma semmai rispondo della sua gestione. E l'ulteriore livello che abbiamo messo in campo prima torna qua. Quindi il male mi acceca, il male mi fa male, il dolore, ma attenzione, c'è un'altra questione che posso solo accennare, il male in realtà, come la celeberrima formula eschilea, pazzi e mazos, mi fa anche crescere. Mi acceca, ma mi può anche far vedere meglio, far vedere delle cose che non avevo visto, per esempio. C'è un proverbio cinese che dice: gli occhi attraverso le lacrime vedono bene il cielo. Molto bello, no? E tra l'altro, quindi, i greci chiamano dolore pathos, lo chiamano in vari modi. C'è un termine molto interessante che è basanos, che significa tormento, supplizio, ma anche pietra di paragone. Per dire come il dolore mi metta alla prova, vede di che pasta sono fatto, diremo noi, no? Di che calibro sono fatto. E certe mie caratteristiche non le scoprirei se non avessi patito determinate cose. Quindi, però, del dolore incontrare non rispondo, non ne sono responsabile, ma rispondo della sua gestione. E c'è un passo molto bello, un po' lunghetto, ma merita di essere letto, uno dei rari passi belli di Aristotele, quindi, come dire, non possiamo esimerci. Qui c'è Aristotele: le caratteristiche che cerchiamo apparterranno alla persona felice ed egli sarà tale per tutta la vita. E questo è bellissimo, adesso non possiamo soffermarci. E questa persona sopporterà in modo estremamente dignitoso le vicende della sorte, in ogni occasione, con eleganza, come si confà chi è davvero virtuoso, saldo e senza macchie. Siccome poi le vicende della sorte sono molte e differenze tra loro per grandezza e per piccolezza, le piccole fortune, come pure le piccole sfortune, è evidente che non hanno alcun peso nell'esistenza, mentre quelle grandi, e che si verificano in gran quantità, se positive, rendono la vita più beata. Infatti, prese per sé, adornano l'esistenza e noi le utilizziamo in modo bello e moralmente retto, ancora l'elemento della bellezza, dell'eleganza, no? Mentre se significa il contrario, cioè ci sono molte gravi sventure, riducono e oscurano la beatitudine, infatti comportano dolori e impediscono molte attività. Ma non finisce qui Aristotele. Ciononostante, anche in questi casi risplende il bello morale. Se uno è capace di sopportare molte grandi sventure con animo sereno, non perché è insensibile, attenzione, ma perché è nobile e fiero. Insensibilità per Aristotele è un vizio, tra l'altro, molto interessante. Quindi, che cosa succede? Bisogna distinguere. Perché? Perché le sventure ci capitano attraverso la nostra vita, se sono piccole e se siamo saldi, stabili, non dei camaleonti, dice Aristotele, allora non possono cambiare la grana della nostra vita, quelle piccole sventure. Ma le grandi sventure oscurano la nostra vita. In quel momento non possiamo essere felici. Chi dice un'altra cosa, dice Aristotele, parla bambera. Grande realismo. Se qualcuno teme che la moglie o i figli siano frustati o sta lì per essere torturato e dice sono felice, non dice nulla in greco, letteralmente. Bellissimo. Però attenzione, allora, se di fronte alle grandi sventure comunque non siamo felici, che vantaggio c'è nell'essere filosofi, se deve esserci un vantaggio? C'è un vantaggio fondamentale, importantissimo, cioè dice Aristotele, in quel momento la mia vita è disordinata, brutta, smisurata, quindi quell'intero bello che è la mia vita viene meno, va in frantumi, è un ammasso sgraziato, ma chi è saggio, chi è filosofo, riesce a guardare, cito testualmente, in direzione del bello, pros to kalon, cioè il filosofo o chi è saggio, possiamo dire più in generale, è in grado di, dice, in questo momento la mia vita è brutta, appunto sgraziata, ma io posso guardare oltre e so che posso ricostituire quel bello che è anche buono, eccetera. E allora ecco che questa è un'affermazione importante,
Perché? Perché dà immediatamente voce a una delle esigenze fondamentali dell'uomo, che è storpiato dal dolore, deformato dal dolore, cioè quello di tornare in possesso della propria forma, perché la misura è forma e la forma è eleganza, in senso ampio. Quindi se il dolore ovviamente sfigura, abbrutisce, e quindi abbruttisce, anche, scusate il gioco di parole, il coraggio, che è collegato a questo in senso ampio, alla possibilità di tornare in direzione della ricomposizione del bello, ricostituisce grazia, bellezza all'esistenza. Quindi c'è questo primo livello della responsabilità dell'agire nei confronti del male, cioè assumerlo con coraggio, gestendo la propria vita, tenendo conto dei propri limiti. Non siamo Dio, non lo saremo mai e non dobbiamo pretendere di esserlo. Quindi in quel momento diciamo ok, stop, ma possiamo guardare oltre. Dall'altro però c'è un livello di responsabilità ulteriore, cioè a livello del male non patito ma agito, ma compiuto naturalmente. Perché qui emerge un concetto fondamentale, che è quello dello sbaglio, quello dell'errore. Si sbaglia in molti modi, abbiamo già detto. Errori più o meno grandi. E la questione, che in Aristotele non c'è, non può esserci, è quello del peccato. Non può esserci, perché il peccato naturalmente è un contravvenire a un comando divino, ma siamo in un altro orizzonte. Nei greci non c'è il concetto di peccato, ma c'è il concetto di peccato come mancanza. È molto bello quello che dice Edoardo Boncinelli nel suo testo Il male, storia naturale e sociale della sofferenza, che cito, dice: c'è qualcosa di sbagliato nel peccato, una mancanza appunto, che impedisce di seguire la retta via e di mancare il bersaglio. Ricordiamoci questa immagine. La parola greca per peccare è amartanein, che significa appunto fallire, non centrare il bersaglio, mentre il latino peccare sembra avere qualcosa in comune con lo zoppicare. Lapsus. Sì, esatto. Sì. Allora, c'è questo, nello sbaglio, c'è questo fallire il bersaglio. E la questione è assolutamente centrale. C'è un'immagine, Aristotele, poderosa, che è quella dell'arciere. Allora, nella nostra vita, dice Aristotele, se non miriamo a un obiettivo, siamo molto sciocchi. Proprio dice così. Questo ai miei studenti faccio una testa tanta, scusate. Cioè, se una cosa è da camminare a caso, innanzitutto non mi dà filosofia proprio, perché non è proprio il caso, appunto. Ma dovete mirare a un bersaglio. Il problema è di mirare al bersaglio giusto. E Aristotele usa questa metafora dell'arciere e del bersaglio in positivo e in negativo. Ci propone delle figure di soggetti buoni o cattivi, diremmo noi per semplificare, di estremo interesse. E tramite queste figure che non c'entrano il bersaglio giusto, proverò ad articolare appunto due figure di malvagi. Allora, chi è? Innanzitutto, chi c'entra il bersaglio è il soggetto virtuoso, cioè la persona virtuosa che si è coltivata bene, cioè vede il fine, dove il fine è quello corretto, quindi mira quel bersaglio con la ragione, il desiderio va dietro alla ragione. Ragione e desiderio vanno insieme verso il bersaglio corretto, il virtuoso tutto contento è appagato ed elegante in questo raggiungimento dell'obiettivo. Peccato che nel mondo, dice Aristotele, di male ce n'è tanto. E Aristotele da un lato dice che tutti, cioè un approccio si dice teleologico, tutto è orientato al bene in Aristotele. Tant'è vero che in alcuni studi sul male non prendono in esame Aristotele. L'etica aristotelica è piena di male invece, piena, pienissima, di figure tragiche proprio. Quindi forse andrebbe un po' riscritta qualche pagina, ma quindi c'è il virtuoso che tende all'obiettivo corretto, mira all'obiettivo corretto, lo centra, perfetto. Ma ci sono delle figure a diverso titolo tragiche, come per esempio il vizioso, che mirano al bersaglio sbagliato. Perché, premessa, dice Aristotele, tutti vogliamo il bene, non c'è nessuno che voglia il male, ma attenzione a ciò che è bene o ciò che appare bene, tanto per. E questa seconda parte, o ciò che appare bene, fa tutta la differenza, perché alcuni
ad alcuni appare un bene che non è davvero bene. E chi sono questi soggetti? Sono viziosi. Cioè, vizioso in senso stretto. Vizioso in senso stretto è chi si è coltivato male, che colui che ha acquisito, si è accecato da solo, possiamo dire. Cioè, a forza di fare scelte sbagliate, ha acquisito una postura sbagliata, vede male, vede un bene dove c'è un male. Questa persona mira al bersaglio, fa centro, peccato che il bersaglio è sbagliato. I viziosi, tra cui per esempio l'intemperante, la kolastos, no? È una figura che fa veramente pena, ma poi ci sono, questo vale per tutti i viziosi, mirano lì, non si rendono conto di sbagliare, ignorano di sbagliare. Un dramma. E sul tema dell'ignoranza del male poi dovremmo riflettere, perché qualcuno potrebbe dire, beh, se ignoro di sbagliare non dobbiamo punirlo. Di solito ci dobbiamo punirlo due volte, perché ha acquisito, perché si è accecato da solo e perché sbaglia sulla scorta di quel vizio. Quindi anche come a livello giuridico, e qui potrei portare alcuni esempi aristotelici, questo lo possiamo trarre dalla nostra esperienza quotidiana, chi uccide è stato di ubriachezza, non è deresponsabilizzato per il fatto che ignorava, e ma va punito due volte. Poi ci sono tutta una serie di aggravanti che non esaminiamo. Bene, quindi l'intemperante, facciamo questo esempio specifico di vizioso, no? È colui che sbaglia pensando di agire correttamente e quindi è dotato di una visione scorretta. Bene, attenzione, c'è un'altra figura di malvagio. Non è vizioso in senso stretto, è la figura dell'acrates, si dice in greco. Chi è l'acrates? Chi non ha la forza, chi è debole, chi non si contiene, infatti si traduce con incontinenza, cioè chi non è in grado di resistere a che cosa? Al desiderio, alle pulsioni. E questa figura, che ha vari livelli di gravità, faccio sempre gli esempi molto soft perché mi rapporto a degli studenti, ma anche con voi, poi ognuno pensa a delle cose gravi, ma cerchiamo di alleggerire. Pensiamo a peccato di gola, qui in Calabria peccato di gola, le tentazioni sono molte. Chi è la gratesse? Chi vede il bersaglio corretto, dice non devo mangiare, ma potrei fare numerosi esempi, quella cosa che mi fa male, quindi la ragione vede il bene, lui vede bene, dice quello è l'obiettivo, devo mirare lì, ma si gira da un'altra parte. Perché? Perché è tentato, perché il desiderio lo spinge altrove, perché non ce la fa trattenersi. Allora dice non devo mangiare quel cannolo alla crema che è tanto buono. Questo è un esempio che non faccio male, perché i cannoli alla crema non ci sono, ma mi è stato suggerito che invece... Ricotta. Ah, ricotta! Scusa, errore grossolano. Più virtuoso. Più virtuoso. Sono veramente, scusatemi. Ecco, il cannolo alla ricotta, che è buonissimo, suppongo. Non ho mai provato, ma spero che ci sia occasione. Così dicono, io non so niente di queste cose. Perché sei virtuosissimo, naturalmente. Non so niente, queste cose non so niente. Così dicono. Sì, vabbè. Ma non ce la faccio. E attenzione, qui c'è un'altra figura chiave su cui tornerò fra un po', spero veramente di non sforare, perché però prometto di chiudere fra poco, di spicciarmi. Dice Aristotele, chi mangia quel cannolo con la ricotta, non dice questo evidentemente, si pente. Attenzione, non solo dopo che ha finito, ma mentre lo mangia. Capita a tutti, cioè contemporaneamente c'è lì, in quell'atto, piacere e dolore, eh? Non è mai capito? Non è capito già sempre? Mangio, sì, ma è virtuosa, perché evidentemente, ma contemporaneamente piacere e dolore. Allora queste sono figure tragiche, naturalmente ho fatto un esempio molto soft, ma... Queste sono le anime della tragedia greca, se ci pensate bene, Medea, Fedra, ma anche Platone parla nella Repubblica di un certo Leonzio che aveva questa, appunto, questo problema, che desiderava guardare i cadaveri, una sorta di necrofilia, e allora dice che appunto questo personaggio da un lato desiderava vedere questi cadaveri, dall'altro cercava di trattenersi. E quindi proprio pensate al gesto, no? Che dici per carità non voglio guardarli, ma poi alla fine cede, no?
Cere di geppoli, ecco, pensate, ecco disgraziati, riempitevi di questa bella visione, vedete, basta. Godi di questo canola ricotta, ma al di là delle battute, ma qui ci troviamo di fronte a dei soggetti che non sono viziosi in senso stretto, secondo Aristotele. Siamo sulla via di mezzo. Persone che tentano, si sforzano. Anche la figura opposta, quella della persona continente, che si trattiene, che quindi non mangia il cannolo alla ricotta, non è virtuoso, perché lui si sforza. Perché dice, non lo mangio, ma non farmelo vedere, perché se lo vedo... No? Invece il virtuoso non ha la tentazione di... Capite il senso dell'eleganza? Come chi fa... non so quanti chilometri di corsa e con eleganza e arranca, no? Com'è possibile? Appunto perché la virtù è questione di esercizio e il vizio naturalmente è il contrario. Mi esercito e arrivo al punto di ignorare, di sbagliare. Il vizioso non si pente perché è convinto di stare dalla parte del giusto, eh? Allora salto perché appunto Qual è l'elemento? No, sto concludendo, giuro. L'elemento della in queste figure di malvagio, ma soprattutto nel caso dell'incontinente, la figura l'elemento della discordanza, no? Del disordine, il fatto che ci sono parti opposte in lotta, no? E la fatica anche di chi invece è continente, ma che è forza di trattenersi, poi diventa virtuoso. Cioè, sono momenti di passaggio centrali, naturalmente, nella costruzione dell'habitus. E, dicevamo, nell'incontinente c'è la figura del pentimento. In greco pentimento si dice metameleia, no? Che significa mutamento di proposito. Il pentimento è una figura chiave, perché lo possiamo immaginare come una sorta di cicatrice dell'anima. La cicatrice l'abbiamo avuta tutti. Cioè, la cicatrice è il segno di un patimento, ma anche una guarigione, cioè quella ferita rimarginata, ma sempre viene a indicarmi che lì c'è stata una caduta, c'è stata qualcosa che mi ha segnato ma che è rimarginato. Quindi ecco che in questa particolare forma di, come è stato detto, di doloroso dialogo fatto senza voce, che è il patimento, qui c'è un'istanza di progresso, è una figura chiave, veramente un frenare il pentimento. Siamo di grande interesse, ma quindi il rimorso, il pentimento si origina dal male, nel senso di un male che nasce solo in presenza di un male saputo, di cui si è consapevoli, ma il pentimento rende possibile il bene. Perché? Perché senza la presa d'atto della propria, potremmo dire, deviazione esistenziale, non è possibile cambiare rotta. E qui c'è proprio una differenza radicale. Diventare persone piuttosto che altre. E concludo diciamo che ho fatto questo viaggio davvero incompleto, totalmente, ma così ho lanciato qualche flash lungo queste rotte intricate e a mio avviso intriganti, ma perché Aristotele nonostante tutto riesce ad essere intrigante lungo le rotte del bene e del male. E concludo con un riferimento all'origine della filosofia, l'origine proprio, come nasce la filosofia. E cito Romare Calderone che dice: dalla meraviglia si racconta sia nata la filosofia, e cioè da uno scuotimento esercitato dal mondo di fuori, da una capacità di emozionarsi, di essere toccati dentro dalle cose che stanno fuori. Questo è bellissimo. Allora, l'anno scorso eravamo a Rocella Ionica, ci siamo salutati con una magnifica affermazione che io riferisco sempre, no? Noi ci piccavamo della felicità, del fatto che le donne non possono essere felici secondo Aristotele. Allora, essendo io di Recanati, per me è nata Recanati, leopardiana, eccetera, 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 non stiamo qui a dire ulteriormente dei signori vostri conterranei, detto, noi cittadini della Magna Grecia riteniamo che lei, donna di Recanati, ha diritto alla felicità, che è una cosa che riferisco sempre in ogni contesto, ormai, ovunque, proprio lo sanno tutti.
E un'affermazione così, appunto, non si dimentica facilmente, come non si dimenticano questi luoghi, i luoghi che mi hanno accolto e rapito letteralmente, no? E che il luogo in cui si è, in cui si cresce, in cui ci si forma, sia fondamentale, lo sapevano benissimo anche gli antichi. Perché il termine ethos, che significa, da cui etica, no? Che significa carattere, e quindi è il luogo privilegiato di osservazione del bene e del male. Questo, il termine ethos significa originariamente tana, luogo di pascolo, la dimora di un uomo, il territorio dove vive un popolo, quindi il luogo importante. Allora, concludo parlando di luoghi, i luoghi che toccano, come il vostro. Venendo qua, ma già i giorni precedenti, ho iniziato a leggere un testo di Leonida Repaci, che voi conoscete sicuramente, ce l'ho qua dentro, ma adesso non tiro fuori, e che ci riporta a quel legame indissolubile tra bellezza e bontà con cui sono partita e con cui volevo chiudere, no? Dice, mi ero segnata altre cose, ma leggo solo questo. Sempre il viaggio mi ha stregato per l'originale bellezza del paesaggio, un paesaggio inventato da un artista di genio, nemico dei luoghi comuni e della scenografia oggettiva, allusivo, fantastico, surreale, nella presentazione di queste montagne modellate o tagliate in profili che si compongono e scompongono allo sguardo, secondo la variazione della luce, il veleggiare della nebbia anche d'estate, i vapori atmosferici, solennità di silenzi, profumo di selve, sguardi accoglienti nei piccoli casali che costeggiano il cammino. E quindi io vi ringrazio per avermi accolto e toccato con i vostri luoghi meravigliosi, con le bellissime persone che le abitano. Grazie. Beh, Arianna, che dire, grazie a te, perché credo che stasera ci hai veramente scosso. Non sono stati dei flash, è stata una illustrazione precisa, tirando fuori una serie di luoghi importanti che peraltro conosci assai bene. Arianna Fermani, mi pare nel 2008, è uscita con la traduzione, quindi La cura di Arianna Fermani, l'edizione Bompiani delle tre etiche aristoteliche. Quindi, diciamo, siamo di fronte, insomma, a un autore, Aristotele, e a una interprete, Arianna Fermani, che come dire, ci conducono direttamente nel mezzo delle cose degli umani, per cui credo che veramente è stata un contributo davvero davvero interessante. E mentre parlavi mi veniva in mente che proprio nel primo libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele alla fine conclude tirando fuori una definizione dell'essere umano che non è né l'animale che ha linguaggio, né animale politico, ma è desiderio che pensa, pensiero che desidera. Allora lì forse c'è un elemento in più che, esatto, lì è il luogo della scelta, lì è il, come dire, è il posto in cui si articolano, credo, diversi elementi che tu hai restituito stasera. E quindi direi che, insomma, c'è tantissima carne al fuoco. Io vedevo già il sindaco che mi faceva segno, quindi se possiamo cominciare con lei, se vuole. Tra l'altro Leonida Repaci è proprio la via che c'è qui di fronte, o no? No? E Campanella. Campanella? Sì. Però diciamo compete per Vinchino. No, non è. Ma più giù è Leone la Repaci. Corrado Alvaro, perdono, Campanella è la sua. Ero preso nella filosofia. Così ancora meglio. Corrado Alvaro. Grazie. Io intervengo solamente per dire dei grazie, perché al termine di questo percorso che ha toccato anche Marina di Gerosalionica non mi posso esimere dal farlo. Innanzitutto grazie a lei, professoressa, perché veramente le
suggestioni che ci ha dato, credo che insieme agli amici che hanno responsabilità in questo momento del governo di questa città, le faremo nostre per arricchire di bellezza la nostra azione politica, facendo quella P, cercando quella P di farla diventare maiuscola, come si suol dire. Grazie a Salvatore Scale, ad Alessandra Mallamo, ad Angelo Nizza, che ci hanno dato fiducia e ci hanno dato la possibilità di innestarci in questo percorso, a Vincenzo Tavernese, che è stato il tramite tra il comune e l'amministrazione Escolè, e anch'io mi unisco al ringraziamento tutto particolare che Angelo ha fatto alle bibliotecarie, perché svolgono questa loro professione con grande passione. Hanno preso questa biblioteca, lo dico oggi perché c'è un pubblico molto vasto, perché le cose poi non si sanno ed è giusto invece che si conoscano, e qui c'è un amministratore del tempo che lo può testimoniare. Hanno preso questo luogo che era inondato di calcinacci e di polvere, e con i libri abbandonati negli scatoloni, e da sole Simona e Anna lo hanno reso questo luogo di eleganza, mi permetto di dire, lo stiamo contribuendo ad arricchire con piccoli passi, insignificanti forse per chi vede dall'esterno, ma costanti da 2 anni a questa parte, dopo una lunga fase di incomprensibile stallo. E io credo, e concludo veramente, che la sinuosità, la dolcezza, l'eleganza del bene in questa terra in cui le fantasie del male si sprigionano sotto tantissime forme, potranno essere vinte solamente con un atteggiamento di sana responsabilità, che nell'agire civico si fa con responsabilità. Grazie. Molte grazie a lei, Sindaco, e quindi direi che possiamo aprire il giro degli interventi. Se qualcuno ha già delle domande, delle questioni che ha potuto maturare ascoltando Arianna Fermani, che peraltro è allieva di Maurizio Migliori, il quale è allievo di Giovanni Reale, e però Migliori è stato qui l'anno scorso, è Reale 10 anni fa, e in quell'occasione ricordammo, perché cadeva mi pare proprio il decennale di Reale a Marina di Giro Saglioni, che quindi c'è questa tradizione che si conserva, quindi mi sembra una bella cosa da ricordare. Rompe il ghiaccio, Tiziana. Prego. Una cosa veloce. Allora, è importante l'obiettivo, no? Per poter perseguire il bene. Ma prima ancora che l'obiettivo, non è fondamentale il nostro punto di osservazione e di riferimento? Che quando uno perde il punto, ecco, ha difficoltà a inquadrare l'obiettivo. Io propongo un'ipotesi di risposta, certo. Ma degli orientamenti, come si diceva prima, torno a lui perché ha detto, cioè, ha aperto in maniera magnifica l'incontro. Allora, prima però, se mi permetti, torno a una cosa che ha detto lui. Insomma, certo. Questa, la scelta, che non ho, ovviamente non ho detto tantissime cose, mi sono dovuta trattenere, cose che mi costa molto fatica, non sono capiente eleganza, ma la scelta, come diceva giustamente Angelo, è, dice Aristotele, una fusione di ragione e desiderio, cioè pensiero che desidera e desiderio che pensa, cioè nel momento in cui io scelgo qualcosa, io mi protendo verso quella cosa, non solo col cervello, diremo, ma con quel motore della nostra vita che è il desiderio e la passione. Noi senza desiderio e senza passione non staremmo qui stasera, non ci alzeremmo dal letto, non faremmo il lavoro che facciamo,
la ragione non basta, non basta, eh? Allora, questa fusione tra ragione e desiderio, come ha detto Carlo Natali, che è un grandissimo studioso di Aristotele, non solo, amo sempre citare questa immagine perché è molto chiara. Nella scelta c'è una fusione di desiderio non come tra acqua e olio, ma come tra acqua e vino. Cioè, c'è una compenetrazione di elementi in cui non riesco più a distinguere l'uno dall'altro. È un tema di grande interesse. Quindi, e questo mi permette di tornare, di dare la domanda di Tiziana, cioè la questione dell'obiettivo interno, cioè della motivazione anche, no? Di quella spinta interiore che abbiamo, che si orienta diversamente in base agli obiettivi. Allora, c'è sì un obiettivo finale, ma una serie di obiettivi intermedi che io calibro, però sulla base di che? Sulla base dell'obiettivo finale. Che cosa ci aiuta a individuare gli obiettivi? Una virtù fondamentale, la saggezza. La saggezza è ciò che ci guida nella nostra vita, non la sofia, non la sapienza, che è sicuramente una cosa altissima, che ci porta in alto. Benissimo, dice Aristotele, ma la nostra vita ci vuole saggezza, non sapienza. Saggezza, cioè lo dice un filosofo. Quindi, piedi per terra. La saggezza è ciò che ci permette ogni volta di imboccare o di provare ad imboccare la strada giusta. Ciò che di fronte ai bivi della vita, ce ne sono tanti, ci permette di scegliere. La saggezza ci dice questo è il tuo giusto mezzo. Prima non l'ho esplicitato, ma per ovvie ragioni di tempo. Il giusto mezzo, cioè la cosa giusta da fare e da provare, non è uguale per tutti. E non è uguale anche nei momenti della vita. Ci sono alcuni momenti in cui bisogna esagerare, dice Aristotele. Quindi non è una regola matematica. Non è una regola aritmetica, matematica. Trovata quella, è valida, punto, facciamo altro. No, il giusto mezzo nelle azioni e nelle passioni è sempre da calcolare e ricalcolare. La saggezza è una facoltà che calcola, dice Aristotele. Una virtù che mi permette di trovare ogni volta, di provare a trovare la strategia vincente. La felicità è una strategia, è come una partita, devo vincerla. E chi è che vince? Chi ha le carte migliori? Non sempre, anzi, una volta chi ha le carte migliori non sa giocare. E quindi saggezza, quindi i blocchi di partenza nella gara partono allineati, perché? Perché qualcuno parte svantaggiato, ma magari sa giocare meglio la partita. Quindi ogni volta l'obiettivo va ricalcolato in base alla situazione. Bisogna eccedere. Io faccio sempre un esempio. Che vuol dire bisogna eccedere? Sempre per i miei studenti, ma a quanto pare funziona, loro lo capiscono, quindi vi permetto di riporlo a voi. La regola della velocità è una, cioè non si può superare quella velocità, 30 all'ora. Se ho un malato in macchina che sta morendo, devo superarla quella regola. È saggio superarla. Bisogna valutare in base al momento. Come dice Platone, già lo diceva Platone nel Fedro, allora, giusta misura nei piaceri. Ma alcune volte bisogna lasciarsi andare, però. Molto rassicurante, molto rassicurante. È un abbozzo di risposta, ci potremmo stare per i prossimi mesi, sempre che la cosa non mi dispiace affatto. Prego. Avete parlato di giusta misura. Sì. Ora, noi siamo in Magna Grecia, siamo molto più vicini a Delfi che a Milano sicuramente. Non credo che molti difetti della nostra civiltà derivino proprio da esserci assuefatti ad una vita che non è la nostra. E non credo che Aristotele parlava del giusto, mi pare che in greco il giusto sia topeiron. E allora chiudo qua la massima delpica mese d'angan cairo panta prosistica là sarebbe penso attualissima. Sono stato a Delphi qualche anno fa. Solo è stato a Delphi, voi siete greci, io questo non, poi parlate pure greco, cioè avete tutto, guardate, io vi invidio tanto, vabbè, ma questo rispondo, no, non so, oppure raccogliamo, molto liberamente direi. Ma sì, se riusciamo a raggruppare un paio di domande,
sarebbe meglio. Ancora il piano, addirittura in piedi, no. È qualcosa di commovente. No, stavo dicendo piano, ma perché Angelo stava parlando, non era cortese. Vedere alle 8:05 la sala piena con delle persone in piedi, una cosa sconvolgente. Cioè, in positivo. Ma c'è il trucco, sono seduti sul tavolo. Ma non importa, cioè alle 8:05. Il signore che ti ha permesso di essere felice l'anno scorso. Sì, ecco, sì. No, veramente, no. A parte il fatto che abbiamo orari diversi, che noi meridiani, noi alle 8:05 da noi abbiamo... No, cenato, forse finito, ma siamo molto più tristi di voi, cioè se proprio devo essere... Ma alle 8:05 non esiste che si sia ascoltare arrivasse anche Platone in persona, cioè non esiste proprio. Platone no, Arianna Fermani sì. Ma... Allora, dov'è il signore che... È lì, è seduto in piedi. Manda bellissimo, siamo più vicini a Delfi che a Milano, me la segno perché è bellissima. E è vero poi, tra l'altro, e uno non ci pensa. Ecco, la massima, no? Fondamentale, quindi il tema dell'opportunità, da cui sono partita, del kairos, il tempo nel mondo greco, in Aristotele è chiarissimo, non è solo il chronos, ma il kairos, cioè il momento opportuno. Questo si lega alla saggezza. Nella figura della saggezza, che ho ricordato prima, si fondono perfettamente il kairos, cioè il momento opportuno di fare o non fare una cosa, di scegliere o non scegliere in un determinato modo, e anche la questione del nulla di troppo e del conosci te stesso, che è l'altra, questo Gnosis Auton, è magnifico. Cioè, perché la saggezza è la nostra virtù, la virtù umana per eccellenza? Perché mi dice, piedi per terra, conosci te stesso, quindi sappi che hai dei limiti che non devi superare. E ecco anche perché è quella virtù che è massimamente vicina all'umano, perché la sapienza di Aristotele è una, uguale per tutti. La saggezza è diversa per tutti. Io non posso essere saggio al posto suo, perché? Perché non la conosco. Allora, io sono saggio per me, sono saggio per me, era... Cioè, ogni individuo è saggio, dovrebbe essere saggio per se stesso, perché conosce se stesso, i propri limiti, le proprie aspettative, i propri obiettivi, e quindi non posso scegliere al posto di altri, per esempio. Il limite, guardate, il limite è connaturato non solo alla cultura greca, ma è connaturato alla filosofia. Il termine filosofia, appena un greco diceva filosofia, dice, non so, che sia chiaro che io non so. Ma lo so però, questa è la differenza, lo so, e gli altri non lo sanno e quindi non desiderano, non desiderano, è come il vizioso che crede di fare la cosa giusta, è tutto contento e fa la cosa sbagliata e fa pena. Ecco, la maggior parte degli esseri umani, dicono Platone e Aristotele, non sanno di non sapere, sono perfettamente appagati dalla loro ignoranza, il filosofo è lì un inquieto, sempre alla ricerca, sempre... No? Sul cammino, ma è questo che lo rende vivo, vivace, no? E fresco. Ma appunto, filosofia è senso del limite, so di non sapere, Socrate, no? Docet, e anche non sono Dio. Allora, filosofia significa io desidero sapere perché non lo so, e non sono Sophos, solo Dio è sapiente. L'essere umano al massimo è filosofo, al massimo, al massimo. Quindi Dio, l'essere umano a differenza di Dio desidera, Dio non desidera perché? Perché già sa tutto. Dio è immobile, motore immobile, di cui ci parla Aristotele. Condizione di Dio è una condizione perfetta, eccelsa, ma noi dobbiamo sapere che non dobbiamo, non possiamo, non abbiamo nessun diritto di arrivare a quei livelli. La via di Dio non è la nostra via, è il discorso dell'utopia che facciamo oggi, cioè Dio è un paradigma. Ma io sono un'altra cosa. Il filosofo, ecco perché i filosofi greci si occupano dei limiti umani, delle nostre debolezze, con assoluta serenità, con grande realismo. Abbiamo dei limiti, dobbiamo prenderne atto, cerchiamo di giocarci al meglio possibile la partita. E nella figura della saggezza si raccolgono tutte quelle dimensioni che, ringrazio chi mi ha fatto la domanda, sono state poste e intrecciate. Grazie. Sì. Ci sono altre questioni? Il fare le cose bene, no? Il comportarsi bene è
connesso con il parlare bene. Cioè, se non parli bene, non ti comporti bene. E ti comporti bene se anche parli bene. E mi veniva in mente che un classico del Novecento, John Austin, che scrisse questo volume, no? Come fare cose con le parole, era... quindi la teoria degli atti linguistici, del performativo, che non è né vero né falso, ma è felice. O funziona o non funziona, una battuta di spirito non è né vero né falso, o fa ridere o no, o è felice oppure no. John Austin era un lettore assiduo dell'etica aristotelica, faceva i Wednesday Morning a Oxford, invitava i filosofi del linguaggio di Oxford a discutere dell'etica nicomachea, e se non mi sbaglio la tradusse pure. Quindi c'è questa linea che connette il fare le cose bene e però parlare bene, per cui l'uno e l'altro insieme. Assolutamente, sì. C'è proprio una un'unità della parola, del discorso, cioè questo... Allora, questa eleganza nella postura, ma nel senso metaforico del termine, si riverbera poi la bellezza del gesto, nella bellezza della parola, e la parola bella ha un ritorno, poi c'è un feedback positivo, un circolo virtuoso, naturalmente. Tutto è strettamente collegato, cioè, nel mondo greco non c'è... questo collegamento è assoluto, sì. Poi, vabbè, sarebbe a tirare in mano la poetica, ma lasciamo stare. Qualcun altra domanda? O osservazioni? Sì, ho richiesta di chiarimento, perché parlo molto veloce. Prego. E poi magari con un... non mi capiscono i miei studenti di Macerata, figuriamoci voi che abbiamo modi di parlare anche diversi. Però, insomma... Sì, no, ma io... il difetto è mio. Buonasera. Lei parlava di responsabilità, ho sentito questo termine, e mi ricorda che l'ha accennato pure, che responsabilità significa rispondere a una domanda, una domanda verso qualcuno o verso qualcosa. E nello stesso tempo, è strano, ma la parola sposare vuol dire impegno, tutte e tre, sia responsabilità, sia rispondere, sia sposare, impegno, quindi vuol dire che essere responsabile vuol dire essere impegnato, deve impegnarsi. Ora, il rapporto con l'altro come dovrebbe essere in base a questa idea di responsabilità? Con l'altro? Rispondo di me, delle mie azioni. Com'è? La questione è amplissima, naturalmente. Questo rispondere degli altri, una domanda, no? Verso qualcuno, verso qualcosa e verso se stessi. Chi ha una responsabilità verso me stessa? Cioè, ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, è responsabile del modo in cui si è coltivato. Torno a questo tema, insisto molto su questo, perché è un'immagine molto bella e molto vera insieme, no? Ognuno è responsabile del modo in cui vede, del modo in cui pensa, del modo in cui parla. Allora, dice Aristotele, tutti noi abbiamo una... nasciamo in un certo modo, con dei doni, no? Una physis, una natura, ognuno nasce diverso dall'altro. Ma, appunto, dobbiamo giocarci la partita e quindi valorizzare al massimo gli elementi positivi della nostra natura. E quindi la natura stessa, la natura dell'essere umano, che è un animale razionale, e quindi è il cervello. Dell'essere umano è, non come traducono molti, dell'uomo, antropos, in greco significa essere umano. Quindi anche la donna, anche se Aristotele dice che la donna non è felice, non può esserlo, ma anche se mi hanno autorizzato ad esserlo perché sono decanati, quindi cosa mi rallegra molto. Quindi nella nostra natura è scritta la possibilità di essere felici. E allora noi dobbiamo rispondere a noi stessi e, come dire, far fiorire noi stessi. Perché? Perché questa è una possibilità, dobbiamo giocare al meglio. La natura in Aristotele descrive le cose, ma le prescrive anche. Cioè, ha un valore prescrittivo e descrittivo. Cioè dice come le cose stanno, anche come devono essere.
Allora io ho una natura, ho un logos, anzi dice i soldi, ho un intelletto, qualcosa di divino in me. È molto bello, no? Io posso sporgermi al di là dell'umano con la filosofia, no? Non perché Aristotele non parla di immortalità, proprio la felicità si gioca qui ed ora, ma io ho qualcosa in più e alcune volte noi sperimentiamo queste esperienze estatiche quasi, no? Sembra che tocchiamo il cielo con un dito, ci espandiamo al di fuori dei nostri confini, ma siccome nella nostra natura ci sono questi elementi, allora noi abbiamo il diritto e il dovere di raggiungerla. E allora dobbiamo rispondere, oltre che alle persone, oltre che alle cose, anche a noi stessi. E qual è il tema che le tiene unite? Fedeltà. Fedeltà alla natura, alla nostra natura. E poi questo implica però un rapporto con gli altri, che Aristotele approfondisce enormemente, perché quando si dice l'etica antica è un'etica solipsistica, egoistica, è falso. Perché Aristotele è colui che dedica più spazio di tutti al tema della filia, dell'amicizia. L'essere umano è un animale politico, da solo, non è felice nessuno. La polis, appunto, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, che non è corretto tradurre lo Stato, ma non è questo il punto, è ciò che mi realizza. Io non sono felice da solo. La solitudine è peggio della malattia e della morte. Ho bisogno della polis per realizzarmi, per vivere bene. Quindi la polis, la P maiuscola di cui si parlava prima, la politica è una cosa bella. È una cosa bella. Sempre più spaventata. Abbiamo altri 10 minuti, quindi c'è ancora tempo per qualche altro intervento. Come no, prego. Sei istantaneo? Venga, venga. Proprio oserei dire quanto mai occorre. Venga, venga. No, lo potevo dire da lì. No, da qui, perché così va registrato. Stavo pensando alla saggezza. Signora, che una rispetto. Cortesia, si gira. Ah, che peccato se mi giro. Stavo pensando alla saggezza. Mi ha fatto venire in mente tante cose, sto riflettendo su tante, però un pensiero ultimo così istantaneo, che fatica essere vivi, essere felici, essere vivi, se... Sì. Assolutamente, proprio un pensiero, un pensiero bellissimo e profondissimo e verissimo. Oh, grazie signora, grazie davvero. Giustamente. C'è il commento. No, verso. No, non posso fare tutte figure completamente, quindi non partecipo al dibattito, perché qui presente c'è il mio professore di filosofia e non dico nient'altro. Grazie. È un'osservazione molto interessante. No, qui c'è una sfida, un professore di filosofia. No. La signora ha detto che c'è il professore di filosofia. Ho capito, prego. Allora, raggruppiamo e poi io. Sì, anche perché è l'ultima. Sì, facciamo... Silenzio. Ma il suo entusiasmo, la sua spontaneità, la dolcezza con cui presentava argomenti di questo genere, di filosofia di l'epica di Aristotele, mi hanno veramente interessato. E avete affrontato tanti problemi che sono tutti ghiotti, interessanti, importantissimi, no? A proposito della scelta e della giusta misura, non gioca anche la metis, intelligenza delle situazioni? Assolutamente. E poi è vero che un virtuoso è anche un essere umano che prova a piacere quando è virtuoso. Certo, provarlo quando si fa del bene. Professore, il microfono se no non si sente. Ah, non si sente. Bene, chiedo scusa per prima. Ma invece Kant, che è un filosofo di ben alta statura, dice che proprio quando si compie l'azione morale ci deve essere una percezione di sofferenza. Chiedo scusa e chiarisco subito. Perché
per fare l'azione buona si vincono le tendenze, le inclinazioni, si doma la parte istintiva. Anche Platone aveva notato dentro l'anima la stasis, la lotta delle pulsioni tra la bestia dalle 100 teste, con il reale, e appunto la ragione, il logos. Un groviglio di cose. No, quanto riguarda l'etica della responsabilità, abbiamo un filosofo recente, Jonas, che appunto dice: non basta dire devi, tu devi, all'etica kantiana, no? Ma occorre guardare alle conseguenze delle azioni, e quindi c'è la responsabilità nei confronti di chi? Delle nuove generazioni, delle generazioni che verranno. Ma comunque è troppo pieno. No, grazie. Ovviamente non ho nulla da aggiungere, perché quando c'è la compiutezza, come è perfetto, no? Quando una cosa è perfetta non c'è niente da aggiungere, come la felicità, è tutto compiuto. Provo a dire qualcosa, anche a partire dall'osservazione della signora, molto interessante, che è un'obiezione che mi è stata fatta, pensi lei, quando io mi sono addottorata svariati anni fa con un lavoro che è stato pubblicato sulla felicità in Platone e Aristotele, no? E il modello di felicità che Platone e Aristotele ci propongono è un modello faticosissimo, perché la felicità adulta, pensata, architettata, in cui uno sta sempre lì a calcolare, a ricalcolare. Allora, provocatoriamente, un membro della commissione, grandissimo professor Carmelo Vigna, quindi ho detto tutto, disse: ma era una provocazione, ma non è meglio non pensarci, perché altrimenti uno è infelice. La risposta è no, nel modello platonico-aristotelico che io condivido totalmente. Perché? Perché è lì che si vede il calibro dell'individuo. Cioè, noi siamo esseri pensanti. Allora, se fossimo venuti al mondo solo per vivere, insomma, come gli animali, nello zen, cioè il vivere, il sopravvivere, non avremmo proprio realizzato noi stessi e il nostro compito e il nostro dovere. Dovere qui naturalmente è un altro, ovviamente riferimento a Kant, assolutamente pertinente, ma l'orizzonte è totalmente altro, totalmente l'etica aristotelica, un'etica teleologica, eccetera. Però naturalmente un intervento molto dotto e molto, la ringrazio. È una felicità faticosa, in cui la fatica però e anche il pensare non illanguidisce, non il pensare al piacere. Allora, pensiamo al piacere. Uno dice: vabbè, ma se tu ogni volta che vuoi devi provare piacere, stai lì a pensare, cioè non provi piacere, no, lo provi di più. La consapevolezza di qualcosa alimenta il piacere, lo arricchisce, lo rende più raffinato e rifinito. È tutta un'altra cosa. E quindi noi dobbiamo fare questo. Ecco perché la felicità di Platone e di Aristotele non è la felicità per bambini. Non è la beata greggia leopardiana, tanto scusate per richiamare il mio conterraneo, ma è una felicità adulta, ed ecco perché è una felicità che solo l'essere umano, cioè chi? Il maschio adulto greco, può realizzare. Perché? Perché ha un cervello di un certo tipo, e quindi le donne non possono essere felici perché il loro logos non è adeguato, gli schiavi non sono felici perché sono mezzi uomini, neanche i bambini sono felici. Per noi questa cosa è una pugnalata, però è un altro modello demonistico, perché per noi c'è il modello della felicità come immediatezza del sentire. Meno ci pensi, più sei felice. Per noi, per certe correnti anche filosofiche, no? Naturalmente. Ma lì no, è il contrario, una pace. Per leopardi. Per gli leopardi, proprio all'ennesima potenza, ovviamente. Quindi la felicità invece che questi ci propongono è una felicità lucida, calcolata, ma non depotenziata dal pensiero. Mi fermo qui, poi naturalmente. Scusate. Certo. Posso? Certo. No, però solo se è la conclusione, perché vorrei concludere io usurpando di questo ruolo. In bellezza. No. Prego, signora. Prego. No, dicevo io la passione. Come prego, venga. Una semplice domanda. Che si fa da qui. Lei parla di razionalità. La passione
con la razionalità, cioè lasci stare dal punto di vista politico, dal punto sì. di vista del vivere normale, mm-hmm. ma dal punto di vista sentimentale, il discorso, il discorso della passione, come lo abbina a dover dominarla, come fa nel percorso, cioè una passione non la puoi dominare, è un sentimento, cioè quando ci sei dentro, quando ci sei dentro, come fai, cioè quando finisce? Hai capito di aver lottato per poterla fare finire, ma in quell'istante non c'è, c'è una dicotomia sì. impressionante, cioè sono due cose diverse sì. che non riesce a guidarla. Sì. Questo stavamo discutendo. Grazie. Bisogna, posso rispondere subito, tanto ormai siamo in giro. Nella politica, nella, sì. nel discorso, cioè nel fare giornalmente le cose, anche nella sì. vuoi dominare tutto e calcolare con razionalismo, sì. ma quando ci sei dentro con la passione, cioè con il vivere, col voler vivere, come la filosofia greca, dicevo come fai a dominarlo, come la calcoli? E in questo senso, però bisogna distinguere, bisogna distinguere. Allora, le passioni sono una, abbiamo un ambito molto variegato. Pensiamo a una cosa terra terra che è capitata a tutti. La allora, la differenza tra innamoramento e amore, un classico. No, quello è. Cioè, no, vabbè, quello è il punto fondamentale. La passione, ecco, nel momento in cui c'è l'innamoramento, è uno stato patologico anche, no? Esatto. Non lo domino. Non lo domino, ma se vivessimo sempre uno stato di innamoramento ci disintegreremmo fisicamente, cioè non si può reggere l'eccesso in modo prolungato. Quello è uno stato, appunto, un apax, un momento, una cosa, ma il resto della vita non è fatto di cose patologica. Va bene, benissimo. Chi non vive queste patologie è molto triste, ma mi auguro per lui che tutti le vivano. Ma poi che succede? Che quando finisce l'innamoramento non c'è più amore, beh, si spera di no. Allora lì la passione viene calcolata, ma non calcolata nel senso triste del termine. Sono stata chiamata. Ok, bene, allora mi fermo. Grazie. Volevamo chiarirlo. No, è giusto, era il Kairos, giusto, il momento opportuno. Perché là il percorso non lo puoi. Certo. Altre, vediamo se... Sì, sì. Se ci sono altre... questioni? Per sfinimento. Per sfinimento. Allora mi sa che vuole aggiungere. Prego. Allora. Ma non è che ho una decisione. Allora, salutiamo l'avvocato Magri che nel frattempo è sopraggiunto, io ho portato prima i suoi saluti. Allora, per concludere, la, appunto, usurpo questo ruolo che non sarebbe mio, ma lo voglio fare. Con prevaricazione, ma facendo un omaggio al professore Migliori, perché riprendiamo una tradizione che ho inaugurato l'anno scorso, a Reale in spirito, e concludendo questo nostro incontro con una preghiera. Con una preghiera, ma non è mia, ovviamente, è una preghiera di Socrate, no, di Platone in realtà, però diciamo la recita Socrate. Allora, alla fine del Fedro, i due interlocutori sono Socrate e Platone, decidono di separarsi. Ma Socrate ha un'ultima richiesta, come me stasera, che ho voluto concludere. Dice, non conviene rivolgere una preghiera a questi dei, quelli che abitano i luoghi, appunto, in cui si, ci si vede e si discute, anche gli dei della biblioteca, in questo caso, se esistono. Prima di rimetterci in cammino, e Fedro, ovviamente, come ogni dispiacevole di Socrate, risponde, come no? Certo, ovvio, se l'hai detto tu. E Socrate prega, e prega con queste parole. O caro Pan, e voi altri dei che siete in questo luogo, concedetemi di diventare bello di dentro e che tutte le cose che ho fuori siano in accordo con quelle che ho dentro. Che io possa considerare ricco il sapiente e che io possa avere una quantità di oro quale nessun altro potrebbe né prendersi né portare via se non il temperante. Abbiamo bisogno ancora di altro, o Fedro? Per me ho pregato abbastanza, anzi, nella giusta misura. Esattamente. Ovviamente Fedro conclude dicendo: mi unisco con te in questa preghiera e io, come l'incenso, mi unisco a Socrate. In questa preghiera, perché, e spero che ci uniamo tutti, perché le cose degli amici sono comuni.
E Socrate chiude la serata dicendo: andiamo!